Grande difese razziale che ha un tatuaggio bellissimo, io prego Francesco di inquadrarlo. E ci tengo inoltre a fare un'altra precisazione: io oggi ho bevuto il caffè più buono che abbia mai bevuto. Credo che alla base di questo ci sia il fatto che siamo un tipo razziale. Quello senz'altro il caffè di un laziale, sì. Buonissimo, giuro buonissimo. Mi sto facendo anche pubblicità. Ascolta, a parte tutto, come ti stai preparando al derby? Ma cerco, come al solito, sempre di prepararmi senza pensarci, non pensandoci, cercando di evitare di leggere tutte le stupidaggini che scrivono sui giornali, tutti prepartita, tutte le opinioni di questi giornalisti, lo possiamo proprio dire. E niente, arrivando a domenica con la lucidità dovuta per una partita del genere. Ascolta, immagino che sarai allo stadio e sei carico, pronto, sarai in curva nord? Sì, sarò in curva come al solito, carico e pronto a sostenere la nostra Lazio. Ascolta, tutti parlano di una partita che finirà senza ombra di dubbio in over. Tu sei dello stesso avviso e credi che sarà un calcio spettacolo, tanti gol? Ma anch'io penso proprio di sì, però comunque sia con due squadre così non si può mai sapere, insomma, non si è mai sicuri. Poi soprattutto con la squadra dei cugini non si è mai sicuri. Speriamo in un over, ma speriamo pure che un risultato, ecco, positivo per noi. Senti, domenica sarà anche una giornata molto importante dedicata a Gabriele Sandri. Un grande amico, Gabriele è stato un amico, anni di curva insieme, conosciuto insieme. Speriamo che da lassù ci possa dare una mano e insomma un saluto a lui, glielo manderemo senz'altro. Battuta finale, Totti come Obama, se puoi aggiungere altro. Lasciamo perdere. Meglio Totti come Obama o Alonso corre come Zeman? Meglio Alonso come Zeman, dai, diciamo. Vedo un Forza Lazio, la nostra Lazio. Grazie. Ciao, grazie. Eccoci qui per le strade di Roma, abbiamo trovato questi due tifosi, abbiamo trovato un tifoso romanista e un tifoso interista, che vabbè, simpatizzante laziale, che seguirà il derby. Appunto, seguirà il derby e che cosa ne pensi a 48 ore da questo big match? Beh, sinceramente credo che la Roma arrivi più pronta a questo appuntamento, però la vittoria per 3-0 della Lazio contro il Panathinaico sicuramente farà bene e spero possa vincere la Lazio. Stessa domanda a te, voi siete amici, già partito questo derby? Sì, niente, speriamo di vincere, diciamo che la Lazio è arrivata, ieri ha vinto con il Panathinaikos, quindi da un punto di vista questo magari può forse avvantaggiare comunque la Roma, perché magari arrivano tutti, diciamo tra virgolette, un po' più fomentati al derby, però niente, speriamo insomma di batterli e fare una buona gara. Perché anche se la Roma gioca come gioca, diciamo, di solito, se ci mette cuore, comunque impegno, credo e spero che possa battere comunque la Lazio. Ascolta, è risaputo che il derby capitolino ha un sapore particolare rispetto agli altri derby. Diciamo che tra due giorni partirà, però effettivamente già si respira un po' lo sfottò, l'aria di derby tra le due sponde del Tevere. Volevo chiederti se hai dei riti scaramantici, se la vivi in maniera particolare o con tranquillità. No, io lo sento molto il derby, perché comunque sono molto, diciamo, ogni volta
quando c'è la stracittadina, diciamo, mi preparo anche con i miei amici, ci abbiamo, non sempre, però delle volte ci vediamo in un posto particolare, vediamo tutti insieme la partita e quindi niente, sì. A te ti voglio chiedere, sono due allenatori che stanno proponendo un calcio sicuramente spregiudicato, molto offensivo. Credi che sarà veramente una partita che finirà in over? O pensi saranno due squadre che forse si studieranno, avranno un po' di timore? No, sicuramente credo che finisca con l'over, anche perché giocando ogni tanto alle schedine, l'over 1,5 della Roma non te lo fanno neanche più giocare per quanto la difesa della Roma come si presenta, quindi Se indubbiamente. vogliamo giocare un over di 3 per questa partita. No, un over 2,5 diciamo, dai. E Ok, quindi saranno basta. almeno 4 gol. Sì, esatto. Ok, ultimissima, poi vi lascio. Quali saranno gli uomini chiave per entrambe le formazioni? Bah, io spero, ultimamente la Mela sta facendo, diciamo, delle buone performance e poi anche il capitano, speriamo bene. Mi aspetto anche qualcosa da Daniele De Rossi, sperando che giochi come faccia, diciamo, di E solito. dall'altra parte chi temi? Beh, Klose e forse anche Candreva, ahimè, purtroppo. Stessa domanda, uomini chiave. Vabbè, scontato dire Hernanes e Klose, anche perché ieri si sono riposati e la Roma spero che la Mela, come ha detto lui, non faccia le solite partite che ha fatto negli ultimi giorni. Quindi da interista domenica, forza Lazio. Indubbiamente, sicuramente, sempre Forza Lazio, anche perché si vive meglio poi se vince la Lazio. Grazie, te vuoi terminare con un Forza Roma, te lo concediamo. Vi saluto e vi ringrazio, però sono abbassa Lazio. Grazie, grazie ragazzi. Eccoci qua, siamo in una zona rinomata per i tifosi romanisti, siamo appunto zona Garbatella, abbiamo trovato un tifoso che ha trovato già il modo per ostentare, per sponsorizzare la maglia. E sei pronto per questo derby? Come lo stai vivendo? Oh, lo vedo molto bene perché il Lazio adesso non gioca niente, è passato una periodo male. Diciamo che oggi c'è una partita difficile con Panathinaikos e mi penso che sono più stanchi al derby. Questa volta non rigore, non niente, ma famo 3-4-1. Osvaldo Toti e non lo so, solo il Dio lo sa, ma posso dire 3-1-4-1 si finisce. Quindi sarà una vittoria sicura da parte dei giallorossi per te. Sì, Non c'è storia. non c'è storia perché tutti siamo romanisti. Il Lazio, non lo so, è una squadra e gioca, ma per me il vincitore è sempre Roma, il cuore è sempre da Roma. Bene, mi gridi anche un Forza Roma. Ok, Forza Roma per tutti. sarai allo stadio, vero? Va bene, come no? Speriamo Ok. no botte. Oh, Grazie, ciao, buona grazie. giornata, Anche buona a serata. te. Abbiamo trovato questi due tifosi che immagino stanno facendo il biglietto per andare adesso allo stadio. No, stiamo facendo il biglietto per il derby per un amico, siamo tesserati da 8 anni, insomma. Anche a voi voglio chiedere, senza chiedervi un pronostico, perché vedo che voi tifosi siete molto, noi tifosi siamo molto scaramantici, volevo chiedervi quali sono invece le vostre sensazioni pre-derby. Ma io scaramante, non è questo, mi sento sempre un po', c'ho un po' di paura stavolta, insomma la Lazio col Catania non mi è piaciuta assolutamente, non siamo entrati in campo, mi è dispiaciuto, insomma, quindi vabbè, però un amico mio che ci azzecca sempre, però è un'aquila vera così, ha detto 4-1 e mi ci gioco 100 euro. Ah, addirittura? Ok, a te la stessa cosa, questi risultati, gli ultimi risultati della Lazio hanno messo un pochetto in ansia, in allarme questi tifosi laziali, però il derby diciamo si sottrae un po' ad ogni previsione, possiamo dire così, no? Beh, di sicuro so che comunque Candreva farà una grande prestazione, però il pronostico mi sbilancio. Mi affido solo a Candreva. Qual è il giocatore che temete di più tra i giallorossi e invece l'uomo chiave per la Lazio?
Allora, Omoghaio per la Lazio sicuramente close, e quello che temo di più se sta in giornata è il capitano, però generalmente la sé, speriamo che la senta come ha sentito quest'ultima stracittadine e se la faccia addosso. Senta, lei mi ha lanciato un assist. Quando lei mi dice capitano, io, così come Barack Obama, ci sentiamo chiamati in causa. Lei ha sentito cosa è stato detto oggi su... Praticamente è uscito un articolo, Obama come Totti. Un po' esagerato, insomma, è un gran giocatore, anche una brava persona. Io, sa, sono un laziale un po' forse atipico e Totti lo odio soltanto durante i 180 minuti del derby. Poi, insomma, se gioca bene o gioca male, insomma, non mi importa più tanto. Se gioca male, c'è lo sfottò del lunedì, sono un po' più contento. Però, insomma, non, una brava persona, fa beneficenza. È uno che è rimasto con tutti i soldi, è rimasto sempre uno della porta accanto, una persona semplice. Questo per me fa onore a ogni VIP. Dico, anche se ci diventassi amico, insomma, non, probabilmente non mi dispiacerebbe perché sarebbe una persona alla mano, insomma, quindi, però, insomma, come Obama sicuramente un po' troppo, insomma. A te invece volevo chiedere soltanto se hai delle scaramanzie, se ci vuoi rivelare come stai vivendo questi giorni, se c'è un'usanza particolare in casa tua. Scaramanzie, no, ne ho troppe, cioè penso da Lenka stiamo fino a domani. E vabbè, penso alla fine magari evito un po' lo sfottò per i derby, poi quello viene dopo. Me la vediamo, ma sei tranquillo oppure... Il derby? No, no, vabbè, adesso sono abbastanza tranquillo, penso la tensione arriverà tutta domenica, poi comunque sto caricando pure con tutti gli amici della Roma, è normale. Perfetto, mi creda un forza Lazio. Forza Lazio, aspetta un attimo. Grazie, Bene. grazie.